Francesco Di Liberti è il neopresidente del Consiglio Comunale di Mazara del Vallo. Innanzitutto auguri per questo compito davvero molto delicato, un ruolo istituzionale molto importante per la città, per tutto il Consiglio Comunale. Sì, sono onorato di rivestire questa carica e devo assolutamente ringraziare tutto il Consiglio Comunale che mi ha votato e anche quella parte che non lo ha fatto. Sono particolarmente soddisfatto perché, al di là dell'elezione, anche parte della maggioranza ha voluto esprimere il consenso sulla mia persona. E oggi è una giornata per molti versi festosa, ma già da domani dobbiamo iniziare a lavorare perché ci sono dei provvedimenti molto importanti in programmazione come il bilancio e come il piano regolatore. E detto ciò, io spero che sia un Consiglio Comunale che sia soprattutto produttivo, perché è vero che il Consiglio Comunale è la sede idonea per lo scambio e anche tra le contrapposizioni delle idee politiche ed amministrative. Però se tutto non si traduce in azioni concrete, abbiamo perso definitivamente la fiducia dei nostri cittadini. Quindi il mio impegno sarà questo proprio di trasformare il Consiglio Comunale nel luogo ideale, ripeto, nella contrapposizione, nella propria dialettica politica, ma di produrre atti. Ecco, Presidente, in confronto al passato, lei attuerà un piano diciamo, di regolamento per quanto riguarda la disciplina all'interno del Consiglio Comunale, la Guarda, tempistica, la disposizione e minutaggio degli interventi dei consiglieri comunali? come prima cosa, la cosa che posso fare è quella di far rispettare il regolamento che già esiste. Quindi rispetto rigido per garantire sempre la pluralità e la produttività, ripeto, del Consiglio Comunale. Poi è un'idea, ma che deve essere condivisa con tutto il Consiglio Comunale, è quello di pensare di modificare il regolamento, perché abbiamo visto che nel passato, dopo ore e ore di discussione, poi magari veniva meno il numero legale, quindi abbiamo sprecato risorse pubbliche e abbiamo oltremodo infastidito i cittadini che piano piano si stanno allontanando dalle istituzioni. Quindi però quella è ovviamente una scelta che deve essere condivisa con tutto il Consiglio Comunale, quindi vedremo come eventualmente modificare i regolamenti. Ecco, qualcosa di certo cambierà. Qualcosa cambierà perché, ripeto ancora una volta, l'ultima esperienza in Consiglio Comunale è stata per molti versi devastante, perché ricordo discussioni infinite, è vero che magari non si faceva rispettare pienamente ciò che già era regolamentato, però dico, in realtà sono regolamenti abbastanza datati che magari erano adatti e sono nati in un'epoca che è completamente diversa da quella attuale, che invece prevede sicuramente un'attività più snella e soprattutto che produca risultati concreti per la nostra collettività. Opposizione e maggioranza, come ha visto oggi il confronto? Ci sono stati momenti un po' di scaramucce verbali, no? Tra le parti, anche Guarda, un quello. momento all'interno del gruppo della maggioranza c'è stato un po' un piccolo diverbio. Allora, il sindaco ha detto bene, è chiaro che ognuno di noi ha dei motivi, delle motivazioni, delle aspirazioni personali e quindi oppure vede qualcosa che non gli garba e quindi ha un certo modo di esprimersi. Però la cosa che veramente interessa la gente è la discussione sui fatti. Quindi questo ci sta, sono sicuro che si appianerà qualsiasi divergenza di questo tipo, quindi non sono cose che mi preoccupa o cose nuove. Per chiudere, un consiglio comunale dove la quota rosa è davvero alta, forse un dato storico. Ma io, guarda, io non parlo di quote, sul mio discorso di insediamento ho parlato del Abbiamo 31 parecchie donne in consiglio comunale. marzo, dico, rappresenta sicuramente un aspetto positivo, però
Io guardo molto la qualità e posso dire che la qualità dei consiglieri comunali e delle consigliere è molto, molto elevata, quindi penso che faremo sicuramente un buon lavoro. Grazie. Grazie a voi.